Scusi, una giornata sola di rilevazione. Oh, scusate, abbiate pazienza. È la nostra città. È la nostra città, vergogna. Ma non la mangiamo. Vabbè, ma mi siete fatto conoscere. A noi ci piace partecipare. E finalmente avete qualcuno qua che io sono venuto a parlare. Cortesia che la Portoglie sa benissimo come me come funziona. Cioè che ognuno aspetta di parlare, uno può essere anche non d'accordo, però la cortesia vale per tutti. Ragione. È reciproco, ha ragione. Sì, però i disagi sono solo nostri. I disagi sono nostri. Ah, vabbè, Yara. Vabbè, parlare io? Niente, si sente, vabbè. Vabbè, no, innanzitutto buonasera a tutti e grazie a chi sta partecipando a questo consiglio straordinario fatto apposta in un giorno di mercoledì. Probabilmente chi sta partecipando stasera non sa che il consiglio di zona 1 solitamente si riunisce il martedì e che questa settimana il presidente Arrigoni aveva appositamente domandato all'assessorato quale potesse essere il giorno più confacente per avere l'assessore presente a questo consiglio. Gli era stato risposto mercoledì, quindi per cui era stato deciso di fare il consiglio mercoledì. Quindi soprassiderei sul fatto che sui consiglieri mi dispiace che ci sia stata questa mancanza di rispetto nei confronti del presidente. Questo lo dico onestamente, anche perché comunque credo che la presenza dell'assessore questa sera fosse necessaria. E non averlo, e lo dice chi da ormai più di 3 settimane è sul giornale un giorno sì, un giorno no, per televisione un giorno sì, un giorno no, personalmente la ritengo una vittoria, perché vuol dire che questa è una dichiarazione di lesa maestà, nel senso che lui può si sta rendendo conto che tutto questo che è stato dipinto è un progetto che in realtà è esclusivamente una scelta ideologica, perché i milanesi non la vogliono. Questa è la verità. Cioè, a me dispiace che ci stiamo scontrando contro un muro di consapevolezza diversa da quella che si pensava. Il fattore che 3 anni fa si sono vinte le elezioni non vuol dire che tu poi per 5 anni puoi fare quello che ti pare, perché magari le persone possono cambiare idea, come hanno cambiato idea sugli errori che abbiamo fatto noi prima che arrivasse questa giunta, per carità del Signore. Quindi io credo che un'idea come questa sia assolutamente non solo da, ma non da rivedere, il pensare di pedonalizzare Piazza Castello, quindi rendere totalmente invivibile la zona di Foro Bonaparte, credo che sia una delle più grosse assurdità che si possono fare in questa città, ma c'è un motivo. Quando ci sono state persone che all'interno della riunione del Campi Garibaldi, io vi prego scusate, mi sono aperto il filo, chiedo scusa. Ha ragione, dai. All'interno della riunione del Campi Garibaldi io ho sentito parlare persone che hanno detto ma quando abbiamo pedonalizzato via Dante poi erano tutti contenti. È vero, ma c'è una piccola differenza, che corso Vittorio Emanuele, via Dante sono comunque fatte da negozi. In Piazza Castello negozi non ce ne sono. Allora, se vogliamo farlo per la vivibilità di Milano, possono fare mille altre cose legate alla vivibilità di Milano, che chiude una piazza che sposta il problema da una parte a un'altra, che crea un problema per quanto riguarda i mezzi pubblici, che crea un problema per la sicurezza, perché in tutte queste bellissime relazioni io non ho sentito parlare di telecamere, non ho sentito parlare di presidi fissi, non ho sentito parlare di come si pensa di poter gestire un'area pedonale lunga quasi 700 metri, ok? Peraltro anche in parte buia, in certe situazioni, in certe parti, come gestiamo la sicurezza in una zona del genere dove comunque a Milano oggi abbiamo, questo mi date la prefettura, a un aumento esponenziale di quella che era la delinquenza. Questa è una delle domande. Un'altra delle domande che volevo porre agli esperti, che però dovrebbero sapere, qualche tempo fa in consiglio di zona 1 il presidente D'Onofrio ha presentato un progetto che recita la seguente cosa: rifacciamo via dell'Orso, stringiamo il marciapiede in Monte di Pietà e Monte di Pietà diventa senso unico a uscire. Allora la mia domanda è questa: se io faccio Monte di Pietà, il presidente non l'ha solo presentato, scusatemi,
è stato presentato questo progetto che credo personificati che sia stato già anche approvato per una questione di fondi. Quindi praticamente cosa succede? Che io stringo mia mobilità, quando io vado verso l'esterno, quindi posso andare solo in un senso, da mobilità io posso girare solo in via Borgo Nuovo, e da via Borgo Nuovo io posso girare solo in Fatemene Fratelli. Quindi vado in Fatemene Fratelli, via Portaccio, e tac che ci ricasco, perché a sinistra non mi ricasco, non posso Giardini, facciamo Va bene, scusate, c'è un problema, non è un problema, rettifico, è vero, vado in via dei Giardini, ma sempre vado in via dei Fratelli se devo tornare a girare, non ci sono altre strade, perché sennò devo andare dritto, andare via della Moscova, cioè, ma voi non potete pensare che i cittadini milanesi facciano le vie che fanno comodo a voi, uno fa le vie che... Io posso fare il via della Moscova, io posso fare anche la tangenziale se voglio, non è un problema. Ma se io devo arrivare in un punto, visto che abbiamo la congestion charge, l'area C, non vogliamo inquinare, meno strada facciamo, meno inquiniamo. Questo è un dato di fatto. Allora io mi domando se giro via Borgo Nuovo, perché lo chiedo all'esperto, torno in Fatemene Fratelli, faccio il mio contaccio, in via Mercato posso girare solo fino a un pezzo, perché poi dopo mi rimetto di nuovo in Formula Parte. Quindi è un gatto che si morde la coda. Ma vi rendete conto che tutto questo è assurdo? Ma il fatto che l'abbiamo chiusa noi non vuol dire che sia giusto. Allora se si è sbagliato, solitamente si cerca di migliorare, non di peggiorare. Voi state semplicemente peggiorando. Ma io inizierò il mio intervento parlando del nulla a cui stiamo assistendo oggi. Allora abbiamo la parte politica che non si è presentata dopo aver fatto fissare il consiglio per oggi e gli altri si è dimenticato di dirlo e far cambiare l'ora dalle 9 alle 7 perché alle 9 non poteva ma veniva alle 7, quindi cioè, voglio dire siamo anche lì. La parte tecnica tartaglia perché cioè, voglio dire però scusate cercate di mantenere no, cercate di mantenere un linguaggio che abbia. Beh, tartaglia. Abbiate pazienza. Tartaglia pare anche per me. No, dice tutto, non sta sentendo come il mezzo. Sono modi e modi. Ho capito, però. Scusate. È un compito ingrato. È un compito ingrato, però invece il mio compito è rilevare che io ad oggi non ho risposte, non ho documenti. Fra due settimane viene chiusa questa strada che si sa che creerà dei problemi. Noi abbiamo in mano solo uno studio che dice che sarà un disastro dal punto di vista della congestione dell'area e non solo. Io leggo che si procurano code del 180% superiori, vedo qua una delle persone che ha scritto questa relazione perché l'ingegnere Aprigliano è fra i relatore di questa relazione che silenziosamente assiste silenziosamente assiste e non fa notare a chi ha parlato al posto suo che non è fra i relatori della relazione che comunque in questa relazione che ad oggi è l'unica che abbiamo in mano io leggo parlando di semafori scenario di reference scenario di progetto parametri prestazionali nella stessa pagina in cui poi mi si parla del 180% dell'aumento dei tempi di accodamento. Allora il mio discorso è questo, voi mi avete detto che c'è una banca dati preesistente, poi sono stati fatti altri studi, sono state messe delle camere per un tot di giorni non quantificate, sempre che non possiamo avere la parte scritta di tutta questa cosa. E a differenza, scusate, dei cittadini, anche noi siamo un organo politico, cioè i cittadini sono qua a parlare
dei loro problemi di cittadini. Noi siamo qua pagati e io vorrei che il pagamento che ricevo fosse in funzione di documenti tecnici, non di quattro parole che mi vengono dette e prima o poi arriverà anche un documento quando la pedonalizzazione sarà fatta. Perché su cosa do il parere? Quando la pedonalizzazione sarà fatta vado a fare le foto, non mi serve più il documento. Le osservazioni, le osservazioni, allora adesso va meglio? Per tornare al primo discorso che è stato fatto, anzi al discorso che ha fatto il signore ex elettore del PD o attuale elettore del PD. Io aggiungo. Speravamo si fosse. Sarebbe piacere sentire anche qualcuno del PD poi. Non si fa mancare nulla. Sul discorso, e poi finisco, di New York. Io faccio presente una cosa, che il sindaco, la municipalità o quello che è di New York ha deciso di pedonalizzare Times Square, non ha pedonalizzato né Columbus Circle né Central Park West, che sono le strade residenziali, esattamente come Piazza Castello, su cui affaccia Central Park e su cui ci sono gli snodi del traffico. Ha deciso di pedonalizzare la parte dove c'erano i negozi, c'erano i teatri, non la parte davanti al teatro. C'è la wifi. Che già di per sé non ha pedonalizzata perché è di fronte un polmone verde. Grazie.